Buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi è il 7 di ottobre e con un po' di ritardo rispetto al solito perché lo scorso weekend sono stata un po' impegnata, registro il video di settembre. A settembre ho letto 5 libri, uno non ve lo posso mostrare perché mi è stato prestato e l'ho già restituito al legittimo proprietario, e un altro invece non ve lo posso mostrare perché l'ho letto in versione, elettronica. Quindi parto dal primo libro terminato, sono sicura, che è Il tiranno di Valerio Massimo Manfredi, che mi è stato prestato da un amico. Allora, io ho iniziato la mia relazione con Manfredi in modo un po' deludente. Una professoressa del liceo ci aveva dato da leggere per le vacanze o per non mi ricordo che cosa, comunque ci aveva dato da leggere Le paludi di Esperia di Manfredi e ricordo che non mi era piaciuto affatto. All'epoca già amavo molto leggere, anche se non riuscivo a tenere questi ritmi di lettura i ritmi che ho mantenuto negli ultimi 2 o 3 anni. Comunque ricordo che quel libro non mi piacque affatto, non so neanche io bene dirvi perché. Fatto sta che da quel momento io non ho mai più approcciato un libro di Manfredi. Nonostante, ad esempio, la mia migliore amica e anche il marito di mia mamma siano dei suoi grandi ammiratori, cioè grandi, insomma, dei suoi ammiratori. Parlando di questa mia disavventura letteraria con un amico, lui ha deciso che voleva farmi cambiare idea su Manfredi perché anche lui lo apprezza moltissimo e mi ha prestato Il tiranno. Allora devo dire subito che l'esperimento non è riuscito. Allora, Manfredi come persona, io l'ho visto in alcuni, faceva dei documentari alla televisione, qualcosa del genere, è una persona molto colta, molto interessante ed è molto piacevole, sentirlo parlare e spiegare delle varie epoche storiche, dei vari personaggi storici. Purtroppo, appena ho iniziato a leggere il libro, la prima cosa che ho pensato è stata, ma è la stessa persona? Il libro in questione racconta appunto della storia, dell'ascesa, da prima ancora che diventasse il tiranno di Siracusa, fino alla sua morte, parla di Dionisio di Siracusa, ovviamente. Penso che l'intento di Manfredi, ho letto anche la sua postfazione, fosse di ridare a questo personaggio una sorta di umanità, quasi come a giustificare le sue azioni storiche. Forse lui nutre anche un certo affetto per questo personaggio, in realtà, però il suo intento di giustificare magari certe sue decisioni e scelte, particolarmente avventate, sanguinose, eccetera, le voleva giustificare con degli avvenimenti che avevano toccato Dionisio nella sfera personale, sentimentale. Quindi a Dionisio comunque ne succedono di tutti i colori e quindi lui, mano a mano che cresce, che invecchia, che diventa più maturo ed esperto, diventa sempre più inflessibile, duro e spietato, se vogliamo. Quindi forse Manfredi voleva, inserendo in questo romanzo, le vicende personali di questo dittatore, di questo tiranno, voleva giustificare alcune sue azioni. In realtà, secondo me, non, sì, cioè, possono essere delle spiegazioni ad alcune sue, scelte, però se l'intento di Manfredi era di farcelo sembrare più umano e simpatico, secondo me non ci è riuscito. Perlomeno io ho trovato questo personaggio, questo Dionisio, insopportabile dalla prima all'ultima pagina. Ma forse perché io non capisco l'animo del grande capo politico, non lo so. L'ho trovato davvero appunto il classico giovane troppo sicuro di sé, supponente, che nonostante le batoste che la vita gli riserva, anche appunto batoste autoinflitte, non fa particolare tesoro dei propri errori e continua sulla propria strada convinto di essere il migliore e convinto di essere sempre nel giusto. Quindi già il personaggio non è riuscito a conquistarmi perché
il suo lato umano non mi è stato simpatico. E poi, secondo me, un difetto del libro è che non c'è dubbio che Manfredi conosca benissimo la storia, gli usi e i costumi, cioè ha studiato tutto meticolosamente e precisamente, però il libro mi sembra scritto davvero in maniera un po' troppo semplice e lineare per essere una sua creazione. Non lo so, mi aspettavo qualcosa di più. Non ricordavo assolutamente lo stile del primo libro di Manfredi che ho letto, ovvero appunto Le paludi di Esperia. Però questo mi ha lasciato un po' delusa. Mi aspettavo appunto una prosa un pochino più ricercata, un po' più, non dico aulica, però non lo so, mi sembrava troppo semplice. Periodi troppo brevi, molto staccati tra di loro, azioni, cioè è vero che è un romanzo storico, non è un romanzo né tantomeno un romanzo d'amore, quindi adesso mi vengono in mente delle scene che tra Dionisio e la ragazza che poi diventerà sua moglie, la sua prima moglie, però davvero molto, cioè, no, quasi da Harmony, tipo i due si guardano e si baciano, punto, ciao. Non lo so, cioè non è che doveva stare lì a descriverci secondo per secondo, però ecco, sono rimasta un pochino delusa da questo, quindi temo che almeno per un altro po' di anni la mia avventura con Manfredi finisca qui. Poi, dopo Manfredi, non ricordo assolutamente l'ordine che hanno seguito le mie letture, quindi parto col primo libro che mi capita sotto mano, Alexander McCall Smith e il buon marito. Continua la serie di libri dedicati ai casi della signora Ramotsue e in questo libro si mescolano le carte. La signora Ramotsue è un'investigatrice e vive nel Botswana e dopo, adesso questo non so che numero sia, quale sia della serie, è il settimo libro della serie e in questo settimo libro, dopo sei libri passati a costruire una sorta di, come dire, quotidianità, una situazione stabile tra appunto la signora Ramotsue e quello che è ormai diventato suo marito, il signor JLB Matteconi, e l'assistente della signora Ramotsue, la signorina Macuzzi. Le carte appunto in questo libro vengono un po' rimescolate perché la signorina Macuzzi sembra volersene andare, lasciare l'agenzia e il signor GLB Matteconi sembra essere un po' annoiato dalla sua attività di meccanico e quindi vuole improvvisarsi investigatore. E quindi anche in questo libro i casi proposti non sono poi così essenziali per lo svolgimento della trama. Come al solito i casi, ho notato che in tutti i libri i casi sono due e si sviluppano parallelamente, non sono così essenziali ma ci accompagnano. Diciamo attraverso uno scorcio della vita dei protagonisti, diciamo come una scusa per parlare di quello che accade tra di loro e nella loro cerchia di amici e conoscenti. Mi piace sempre molto leggere libri di Alexander McCall Smith relativi alla signora Ramotsue perché mi danno un senso di tranquillità. Sono dei libri comunque diciamo che ti aspetti ormai, almeno se avete letto già qualcuno della serie, sapete cosa aspettarvi, non ci sono mai colpi di scena incredibili o scene super drammatiche o non lo so, scene da thriller o da film o da libro d'azione, film d'azione, libro d'azione. Però a me piacciono perché quando ho voglia di una lettura tranquilla e rilassata, so che qui troverò quello che cerco. Poi passiamo a un giallo, Unholt, quello che ti meriti. Questo libro l'avevo acquistato usato qualche mese fa e ho aspettato in libreria per un po'. Scusate, non so bene perché ho aspettato fino adesso, però sono quei libri che magari uno acquista spinto da qualche impulso del momento e poi che rimangono a vegetare sullo scaffale della libreria per tanto tempo. E quando poi li leggi ti chiedi, ma perché non l'ho letto prima? Anholt è una scrittrice norvegese e sapete che ultimamente mi piace molto esplorare questa zona geografica di
per quanto riguarda la letteratura, mi piacerebbe esplorarla anche dal vero, dire la verità. E i due protagonisti di questo romanzo sono un poliziotto, un investigatore, e una donna che qui nella, sul retro definisce come una criminologa, o da qualche parte la definisce come una criminologa, sì, la criminologa Vic. In realtà nel libro io non ho, cioè questa, la cosa che lei sia una criminologa non viene mai esplicitata, secondo me. Lei sembra semplicemente una studiosa e un'appassionata comunque di psiche umana, e comunque di che ha lavorato comunque in collaborazione con la polizia in vari casi su assassini, serial killer, cose del genere, però non, almeno non mi sembra di aver mai letto che questa donna, questa Vic, è una criminologa. Comunque la storia è abbastanza semplice, tutto sommato, purtroppo, perché è abbastanza agghiacciante. Il tema di questo libro è la ricerca di un serial killer che uccide, anzi che rapisce e poi fa trovare morti dei bambini, anche molto piccoli, e, a seguito dell'autopsia però non si è in grado di capire che cosa abbia ucciso questi bambini, e quindi diciamo che il protagonista maschile, che è l'investigatore Stubo, fa di tutto per farsi aiutare da questa criminologa, presupposta criminologa, per risolvere questo caso. Lei all'inizio è molto molto reticente, però c'è qualcosa nella testa che le dice, cioè che continua a rimandarla a questo caso, anche se lei nel frattempo sta lavorando a qualcos'altro, sta lavorando per riuscire a, diciamo, scagionare moralmente, perché ormai è passato tanto tempo, un uomo accusato di omicidio, non so, 30-40 anni prima. Quindi ci sono anche qui due storie che lavorano in parallelo. Il libro mi è piaciuto molto perché i personaggi sono, non lo so, sono molto accattivanti, mi sono piaciuti moltissimo, e come li definisco appunto sempre il retro di copertina, sono una dolente e umanissima coppia di detective. Mi sono piaciuti molto perché sono molto realistici. Sono due persone con diversi traumi alle spalle che si trovano e che si riconoscono in qualche modo, e che si trovano a lavorare in coppia in maniera molto goffa all'inizio, ma molto efficace. La prosa mi è piaciuta molto, perché tiene il lettore attaccato alle pagine del libro e ti porta fino alla fine in una situazione di suspense, ma non, ecco, nonostante il tema io non ho trovato angoscia in queste pagine, e anche questo mi è piaciuto perché comunque il tema è molto delicato. E niente, mi sembra di aver capito, leggendo da qualche parte, però forse me lo sono sognata, che questo libro ha dei seguiti, quindi ritroveremo questa coppia in altri romanzi, quindi voglio cercarli perché vorrei andare avanti, perché comunque secondo me promette bene. Passiamo ora al libro che ho letto in versione elettronica. Non mi ricordo se è stato il penultimo che ho letto questo mese. Comunque si tratta del Dono delle Furie di Elizabeth Miles. Io ogni tanto ci devo cadere. Devo cadere nel libro dalla bella copertina e devo cadere nelle storie di adolescenti. Insomma, è più forte di me. Ogni tanto ci casco ancora. Il Dono delle Furie mi ha attirato prima di tutto per la copertina. Perché adesso io non so se riesco... No, qua su Anobi non compare. Vabbè, la copertina è molto bella e rappresenta una ragazza con dei capelli rossi lunghissimi. Insomma, potete ben capire perché mi ha attirato. Anche il titolo, diciamo che ha un suo fascino, il Dono delle Furie. Le furie sono dei personaggi mitologici estremamente affascinanti. Le furie, anche chiamate erinni, sono delle divinità vendicative dell'antichità, e quindi anche questo mi ha attirato. Anche la trama sembrava non male. In una cittadina che si chiama Ascension, una cosa del genere, dove ci sono due, in particolare due ragazzi che si stanno comportando un po' male,
compaiono improvvisamente tre bellissime ragazze e ciascuno di questi due ragazzi riceve in due situazioni diverse in dono un'orchidea rossa con un fiore rosso. E da quel momento iniziano ad accadere cose strane. L'idea di base è carina, perché comunque secondo me sfruttare per questi romanzi adolescenziali, un po' urban fantasy, delle divinità che comunque non sono particolarmente famose, cioè non è che stiamo parlando di Zeus, che ne so, o delle sirene, o cioè di figure mitologiche più conosciute, è un'idea molto carina. Quello che non mi è piaciuto di questo libro, in realtà, è prima di tutto l'ambientazione. Allora, questo paesino, vabbè, tutto bene, siamo in America. I protagonisti però fanno parte, o cercano in tutti i modi di far parte, di un tipo di società che è quella classica dei telefilm di ragazzini figli di papà viziati, cioè insomma che pensano solo a quanto saranno fighi alle feste, chi si porteranno al gran ballo e chi, non lo so, cose del genere. Quindi insomma già non si parla di una ambientazione particolarmente realistica, almeno per quel che mi riguarda, ma di questa sorta di società idealizzata di ricchi o arricchiti o di chi fa finta di essere ricco, insomma. Quindi già sono rimasta un po' così. Senza contare che è vero che queste furie vogliono punire chi si comporta male, ma secondo me scelgono le persone sbagliate, ovvero questi due personaggi che si capisce subito che sono diciamo gli obiettivi di queste vendicatrici. Cosa hanno fatto? Una è finita per quasi, cioè ha pomiciato con il fidanzato della sua migliore amica. Migliore amica che tra l'altro è insopportabile, ma questo è un altro discorso, non che se lo meritasse. Però insomma le cose si fanno in due, cioè non è lei che l'ha sedotto perché voleva fare un torto alla sua migliore amica, ma quello anche lui ha la sua parte. Quindi insomma cercare di farla fuori perché si è sbaciucchiata con un tizio che era già fidanzato, cioè non mi sembra una giustificazione valida. Il protagonista maschile invece diciamo che ha qualche colpa in più, ma anche qui perseguitarlo perché ha finito per emarginare una sua vecchia amica d'infanzia che a sua volta prima l'aveva emarginato perché lei era diventata ricca e lui viveva in una casa mobile. Insomma, c'è qualcosa che non va nella lista di priorità di queste furie. Quindi il libro comunque è gradevole, ha degli spunti interessanti, non è scritto neanche tanto male, cioè è scorrevole, però ecco, penso che in questo caso si potesse fare decisamente di più. Quindi mi spiace un po'. Se vi piace il genere ve lo consiglio anche perché tutto sommato non è malaccio, però ecco, diciamo che non è il mio libro preferito di genere. E passiamo all'ultimo. Lisa sì. Fiore di neve, il ventaglio segreto, libro che tra l'altro ha ispirato il nick della mia collaboratrice dei video dei libri del mese, che è Fiore di neve. Allora, cosa dire di questo libro? Era tantissimo, in realtà tantissimo, che volevo leggerlo perché ovviamente il titolo, la copertina, la trama erano molto interessanti, accattivanti, e soprattutto perché io non ho letto quasi mai, anzi nulla, sulla Cina dell'Ottocento. E quindi ero davvero molto curiosa di leggere questo libro. Non l'avevo ancora fatto perché continuavo a vederlo in libreria in edizione super deluxe con la copertina rigida. E non solo a me non piace pagare queste edizioni milioni di euro, ma non mi piacciono proprio. Io preferisco le edizioni economiche. Piacciono proprio di più, non è solo una questione di vile denaro. La storia, vabbè, la conoscerete tutti, siamo nella Cina del XIX secolo, due ragazze, Giglio Bianco e Fiore di Neve, vengono scelte per diventare Lao Tong, ovvero un legame che si stringe in giovane età e che si mantiene fino alla morte, e
quasi una sorta di sorellanza, più che fratellanza perché si parla di donne, ma molto più profonda e molto molto più importante, cioè aveva un significato specifico in questa società. In questo libro vengono toccati molti punti della, diciamo, viene descritta molto bene la condizione della donna in Cina in quegli anni, è durata penso per moltissimo tempo e ancora oggi non penso che magari non faranno più tutto quello che descrivono in questo libro, ma non so come stiano messe le donne, le donne nelle famiglie di contadini cinesi. Comunque, nel libro la cosa più scomoda descritta è ovviamente la pratica della fasciatura dei piedi. Qui vorrei aprire una parentesi, ma vedo che ho già parlato tantissimo, quindi mi chiedo solo perché. Non perché, alle donne nei secoli dei secoli sono state fatte delle cose atroci e questa non è la peggiore, anche se è agghiacciante. Quello che mi domando è perché nel libro venga descritta, non solo in questo libro, probabilmente una credenza comune, o anzi non è una credenza comune, è una cosa reale, viene detto che la fasciatura dei piedi, quindi questi piedi piccoli, non era solo una cosa che veniva fatta per dimostrare l'obbedienza e l'abnegazione delle ragazze, ma era proprio una questione estetica. La ragazza più aveva i piedi piccoli, più aveva possibilità di trovare marito. Ma non perché questo dimostrasse appunto la sua estrema devozione verso le tradizioni, ma perché agli uomini piacevano. Allora, io incuriosita sono andata su Google e ho cercato delle immagini di donne dai piedi fasciati. Allora, se siete impressionabili non fatelo, perché io, cioè, ero in ufficio in pausa pranzo, ho rischiato di vedermi riproposto il pranzo. È una cosa disgustosa. Quello che mi chiedo è, finché viene fatto come una sorta di, cioè, adesso parliamoci chiaro, anche l'infibulazione è una pratica barbara e disgustosa e a livello di dignità femminile, ma nessuno va in giro a dire che agli uomini piacciono le donne infibulate, cioè è una cosa che si fa per credenza religiosa, per tradizione, per inesistente rispetto verso la donna, il corpo della donna e i sentimenti e le sensazioni della donna, e va bene, però perlomeno non dicono che è bello vedere una donna infibulata o andare a letto con una donna infibulata, cioè è una questione proprio di tradizione, di, come posso dire, anche di sottomissione. Ma arrivare a dire che i piedi piccoli, i piedi fasciati sono belli, sensuali e il marito è molto felice di vederli, cioè io, già per me è una cosa che va di fuori di ogni comprensione. Comunque ogni popolazione ha le proprie usanze e io non mi sono informata oltre, quindi non so se questa pratica venga ancora fatta da qualche parte, spero proprio di no perché è una roba davvero indecente. Comunque, tornando al libro, mi dispiace dire che non mi è piaciuto tanto quanto mi aspettavo. Mi è piaciuto comunque molto, è un libro molto ben scritto, coinvolgente, descrive molto molto bene i sentimenti di queste ragazze, ma forse perché tratta appunto dei temi delicati, dei temi che mi sono cari perché anch'io sono una donna, ci ho tenuto davvero tanto, prima di tutto ci ho tenuto tanto a leggerlo tutto e a finirlo. E poi mi ha lasciato proprio una sensazione di, non lo so, di angoscia, di tristezza. Forse era l'intento del libro, forse no, questo non lo so. Però pensavo che mi sarebbe piaciuto molto di più, anche se comunque l'ho trovato un ottimo libro. Quindi, io in realtà ne consiglio la lettura, perché diciamo che fa luce su uno spaccato di storia in una zona geografica, secondo me, almeno per me, non molto conosciuta. Quindi ne consiglio comunque la lettura. E basta, ho già parlato tantissimo. Ora sto leggendo due libri. Uno in formato cartaceo, che è Sacre Bleu di Christopher Moore. E beh, ne ho già letto un bel pezzo, quindi
nel prossimo video ne parlerò sicuramente. E in scusatemi, sono un po' in formato elettronico, sto leggendo La nave della magia, che è il primo testo di quella che doveva essere la trilogia dei mercanti di Borgomago, che in realtà in Italia con le solite edizioni è diventata una pentalogia, sono 5 libri invece di, li hanno divisi in 5 invece che in 3, di Robin Hobb, un altro dei miei autori cult. Quindi questo è quanto, ci vediamo al prossimo video dei libri del mese. Corro subito a vedere il libro di Nicole Fiorentini. Ciao ciao!